Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Mi chiamo Stefania Anzivino e sono Marketing Manager in Fastlane Italia. Nel webinar di oggi daremo uno sguardo alle novità della versione 17.09 di Windows Server 2016, la nuova versione del sistema operativo server di Microsoft. Le novità della nuova versione rilasciata da Microsoft sono moltissime e ce le racconterà durante la prossima ora Nicola Ferrini, docente certificato Microsoft ma anche MVP ed esperto di cloud pubblico e privato, che ci illustrerà appunto le funzionalità che sono state aggiunte alla nuova versione di Windows Server 2016 e anche quale sarà lo sviluppo e la roadmap del sistema operativo di Microsoft. A seguire ci sarà Danilo Spina, Sales Manager in Fastlane Italia, che ci darà una panoramica dei corsi e delle certificazioni su Windows Server raccomandati da Microsoft. Prima di passare la parola ai nostri relatori, vi do soltanto un paio di informazioni di tipo tecnico. Dunque, abbiamo disabilitato i vostri microfoni per evitare dei rumori di sottofondo. E per comunicare con noi è comunque possibile utilizzare la chat durante tutto lo svolgimento del webinar. Alla fine del webinar ci sarà una sessione di domande e risposte durante la quale io rivolgerò ai relatori le vostre domande. Come ultima cosa, prima di iniziare, vi chiedo per favore di confermarmi in chat se sentite tutti correttamente l'audio. Perfetto. Benissimo, vi ringrazio e passo subito la parola a Nicola Ferrini. Sì, buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti così numerosi oggi. Oggi voglio parlare di quelle che sono state le novità introdotte nella nuova versione di Windows Server 17.09. E in particolar modo voglio affrontare anche quella che sarà la timeline delle novità che verranno presto anche introdotte nelle successive versioni. Poche parole su di me, giusto per presentarmi per chi non mi conosce. Intanto dalla lista dei partecipanti li vedo numerosi, gran parte di voi li conoscono, sono stati i miei corsisti. Vi saluto affettuosamente. Per chi non mi conosce invece sono Nicola Ferrini, nella vita faccio il trainer di professione, da qualche anno mi sono specializzato nella virtualizzazione dei server, dei desktop e delle applicazioni e per questo motivo Microsoft mi ha riconosciuto il titolo di Most Valuable Professional. In realtà ne ho due, che sono tra gli unici tre in Italia ad avere due MVP. E da un paio di anni a questa parte sono il Microsoft Regional Director italiano, mi permette di poter parlare direttamente con gli executive al di sotto di Satya Nadella proprio per poter aumentare quelle che sono le opportunità di business in Italia, avendo un uomo sul campo che possa in qualche modo dargli delle notizie dirette dal campo. Un po' di notizie sulle mie certificazioni, sono certificato anche su VMware, su Vim, ecco uno dei motivi per i quali Microsoft mi ha contattato per diventare Regional Director. E poi questa foto con le olive che tutti mi chiedono come mai hai messo la foto delle olive, indica quello che vorrei fare da grande quando smetterò di fare il trainer, andrò a fare l'agricoltore. Va bene, a parte gli scherzi, vediamo un attimino di che cosa parleremo durante la sessione di oggi. Allora, intanto voglio affrontare quelle che sono state le novità introdotte con Windows Server e soprattutto quale sarà il futuro di Windows Server. Dopodiché cerchiamo di capire come introdurre le opportunità di, diciamo, cloud ibrido in questo caso, che già Windows Server 2016 aveva cominciato a farci vedere. Quindi non abbiamo più la possibilità di utilizzare soltanto le risorse all'interno della nostra infrastruttura, ma possiamo tranquillamente usare le risorse del cloud e certamente andare a integrare le risorse del cloud con quelle che sono le infrastrutture on-premises. Ecco di qui il nome di ibrido, qualcosa che è a metà tra il privato e il pubblico. Allora, giusto per chi è rimasto leggermente indietro, per chi vuole avere un bellissimo recap di quello che sono le funzionalità offerte da Windows Server 2016,
approfitto per riepilogare quelle che sono state le funzionalità che sono state introdotte quasi un anno fa, circa un anno fa. Intanto Windows Server 2016, quando fu annunciato come il sistema operativo pronto per il cloud, Cloud Ready Operating System. Effettivamente Microsoft lo sta utilizzando in produzione da diversi anni e soprattutto perché tutta la parte di Azure, il cloud pubblico di Microsoft, è in gran parte ospitata su Windows Server 2016. Questo ha permesso loro di poter testare fino in fondo quelle che sono le funzionalità e poter patchare per tempo quelle che sono i bug, proprio perché loro stessi stanno utilizzando in maniera massiva nei diversi data center Azure presenti in tutto il mondo la versione di Windows Server 2016. Oltre a essere un ottimo virtualizzatore, oltre a essere pronto per quelle che sono le funzionalità enterprise, ovviamente Windows Server introduce tutta una serie di funzionalità che sono state, diciamo, destinate al software defined data center. Quindi abbiamo virtualizzato l'hardware creando le macchine virtuali, ma abbiamo anche la possibilità di virtualizzare il networking, proprio perché all'interno del cloud ci sono delle necessità che richiedono che diversi client, diversi utenti, scusate, diversi tenant siano autonomi, tra di loro non si vedano e che ognuno possa conservare, perché no, lo stesso spazio di indirizzamento che ha anche nell'infrastruttura privata. Quindi il cloud nativamente diventa un'estensione della nostra infrastruttura. Ovviamente hanno imparato loro stessi sul campo quello che sono le vere necessità, oltre ad ascoltare i feedback dei clienti per poterli poi accontentare su quelle che sono funzionalità che anche all'interno dell'infrastruttura on-premises cominciano a diventare necessarie. Come necessaria assolutamente la sicurezza. La sicurezza è un tema molto molto attuale, si parla tantissimo di cyber security. E la cyber security deve essere ormai un concetto che deve entrare bene nelle nostre teste e bene nelle nostre aziende. Tante le novità, mi viene in mente Windows Server 2016, la Just in Time Administration o la Just in Out Administration, avete la possibilità di temporizzare l'appartenenza a un gruppo. Quindi se dovete rendere qualcuno amministratore, lo aggiungete al gruppo degli amministratori per un tempo che avete predeterminato. Scaduto questo tempo, automaticamente tornerà ad appartenere soltanto ai gruppi che aveva prima di questo tipo di escalation. Quindi se avete bisogno di dare permessi a un consulente, non correte il rischio di dimenticarvi che poi quel consulente vi rimanga amministratore locale della macchina, addirittura amministratore locale del dominio in questo caso. Molto interessante anche tutta la parte relativa ai containers che sono stati introdotti in Windows Server 2016, il supporto a Docker come piattaforma di containerizzazione più nota e anche, diciamo, l'Hyper-V Isolation che permette ai container di girare in maniera autonoma, isolata, senza potersi vedere tra di loro e aumentando il livello di sicurezza. In questo modo i microservices riescono a essere più snelli e soprattutto più sicuri. Una cosa interessante è che Windows Server 2016 è il primo sistema operativo con l'antivirus a bordo. Quindi il Windows Defender, che già avete avuto modo di esperienziare nei vostri client Windows 10, è esattamente lo stesso che avete su Windows Server, quindi sistema operativo che è sicuro di default. Molto interessante anche per la parte relativa alle macchine virtuali, il boot sicuro per le macchine Windows e per le macchine Linux e la possibilità poi di avere le Shielded Virtual Machine. Cioè le macchine virtuali vengono crittografate, viene crittografata addirittura la console che utilizzano le macchine virtuali in modo tale che gli amministratori non possono nemmeno accedere dalla console di amministrazione di Hyper-V. Questo aumenta notevolmente il grado di sicurezza. È sicuramente una feature che viene apprezzata più dall'enterprise o nel momento in cui ho un tenant condiviso con altre persone, quindi anche lì la domanda che più spesso capita, soprattutto quando si usa Azure, soprattutto quando si usa anche Office 365, è: dove sono i miei dati e soprattutto se i miei dati sono al sicuro. Quindi questo è l'obiettivo che Microsoft si propone da un po' di tempo, la security.
Avevo esordito col discorso che Windows Server 2016 era il Cloud Operating System ed effettivamente anche qui, come potete vedere in questa slide, ci sono le novità che sono state introdotte o che comunque sono state, erano presenti, sono state migliorate nella versione Windows Server 2016. Mi viene in mente Storage Spaces Direct, che viene utilizzato per creare infrastrutture iperconvergenti, o addirittura Storage Spaces Replica. Beh, certamente se qualcuno mi dovesse chiedere quali sono le novità più importanti introdotte nella versione, o se mi volesse chiedere convincimi a comprare Windows Server 2016, avrei due punti di forza sui quali lavorare per poterli convincere. Il primo è la virtualizzazione, la risposta di Hyper-V, le funzionalità legate ad Hyper-V, i production checkpoint di Hyper-V, che sicuramente sono uno dei punti di forza di Microsoft, e sono sicuramente diciamo, l'espressione di quella che è la maturità del sistema operativo e del virtualizzatore del sistema operativo. Il secondo punto di forza diventa certamente la parte relativa allo storage. Ovviamente Microsoft con Azure ha bisogno di avere tanto storage a disposizione e quindi si è impegnata nel creare una propria piattaforma che fosse il più possibile affidabile per poter amministrare questa grande quantità di dati e questo storage. Quindi non acquistano storage area network da vendor noti, costruiscono le proprie storage area network utilizzando le funzionalità che poi possiamo utilizzare anche noi Windows Server 2016. Resilient File System è l'evoluzione dell'NTFS e permette di avere, lo dice il nome stesso, un'affidabilità superiore, permette di resistere meglio a quelli che sono le interruzioni di corrente oppure quelli che possono essere i danneggiamenti dovuti all'usura dei dischi, dei diversi cluster del disco, e soprattutto permette di supportare volumi molto molto grandi, addirittura fino a 1 yottabyte 10 elevato a 27, quindi stiamo parlando di tantissimi zeri, giusto per avere un ordine di idea di quella che è la quantità di dati che potrebbe ospitare un singolo volume. Interessante tutta una serie di modifiche o di funzionalità o di aggiunte che sono state fatte per il cluster, che permettono di poter utilizzare per esempio un witness in Azure per i cluster in modo tale che possiate fare dei cluster geografici tra due sedi remote e utilizzare il witness, non avendo una terza sede, direttamente con lo storage account di Azure. E poi ci sono i mixed mode cluster che vi permettono facilmente di migrare il vostro cluster da Windows Server 2012 a Windows Server 2016. Utilizzando nel momento in cui avete la migrazione dei nodi ibridi, alcuni con 2012 R2, alcuni con 2016, in modo tale da favorirvi poi successivamente nel passaggio completo a tutti i nodi Windows Server 2016. E grande novità anche quella legata al networking con il Network Controller che integrandosi con il System Center Virtual Machine Manager vi permette di sfruttare al meglio quella che è la Network Virtualization che era stata veramente introdotta tantissimi anni fa già con Windows 2012 e che permette di poter avere l'evoluzione di quelle che sono le VLAN. Le VLAN hanno il tag che ha soltanto 12 bit, quindi tecnicamente è possibile taggare con la VLAN soltanto 4096 VLAN e quindi molto spesso questo potrebbe essere un vincolo e soprattutto può essere una cosa molto molto difficile da gestire. La Network Virtualization permette invece di poter utilizzare il General Utility Encapsulation e il Network Virtualization Framework che mi permette di avere per diversi tenant la possibilità di utilizzare lo spazio di indirizzamento che anche gli utenti hanno on-premises, facendo diventare quello che è il public cloud una vera e propria estensione della mia infrastruttura. Ci aggiungiamo quello che è tutto un investimento al mondo Linux, perché no? Ci aggiungiamo il Windows Server Container, la PowerShell alla versione 5.0 è la Desired State Configuration di PowerShell che mi permette di controllare che sulla stessa macchina ci siano solo i servizi di cui ho bisogno, i file, posso andare a lavorare addirittura sul registro di Windows utilizzando Desired State Configuration. E grossa novità che era stata introdotta è quella di NanoServer, una versione molto
diciamo blindata, se vogliamo, per non usare il termine limitato, di Windows Server, che era stata studiata per degli scopi specifici, ma vedremo che cosa succederà, anzi che cosa è già successo, in Windows Server versione 17.09. Tutto questo, gran parte di quello che ho detto, va a definire quella che è l'offerta Microsoft per il Software Defined Data Center. Quindi effettivamente, cominciando dalla virtualizzazione, che va a virtualizzare l'hardware, passando per il networking, vado a gestire in maniera virtuale le reti, e arrivando fino allo storage, quindi ho la possibilità di utilizzare Storage Species Direct o Storage Replica per poter amministrare le mie SAN basate su Windows Server 2016, vado aggiungendo poi quelli che sono tutti i tool di management offerti da System Center, quindi dalla suite System Center, a creare quello che è il Software Defined Data Center e l'offerta Microsoft per il Software Defined Data Center. Quindi ho messo anche un link dove andare ad approfondire questi concetti nel momento in cui siete interessati eventualmente ad andare un po' più deep dive da quelli che sono i contenuti di questa sessione, che vogliono essere soltanto, diciamo, introduttivi a quelle che sono le funzionalità offerte da Windows Server. Il cloud ibrido. Il cloud ibrido è assolutamente uno di quei concetti che in questo momento sta facendo riflettere un attimino gli amministratori di rete. Io sono stato abituato finora ad utilizzare la mia infrastruttura on-premises, ho le mie bellissime macchine fisiche, sono passato una decina di anni fa, o comunque ho cominciato una decina di anni fa, a pensare alla virtualizzazione. La virtualizzazione mi ha permesso di fare server consolidation, ma mi ha permesso anche di poter migliorare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse hardware. Come evoluzione al concetto della virtualizzazione dell'on-premises c'è quello del cloud pubblico. Quindi, oltre al cloud privato offerto dalla virtualizzazione, il cloud pubblico mi permette di poter usufruire di risorse praticamente illimitate. Diciamo illimitate, o comunque ovviamente di illimitato non c'è nulla, ma risorse che in qualche modo sono altamente disponibili, perché sono offerte da Microsoft in quantità, tra virgolette, industriale, mi permettono di poter spostare parte del mio workload anche su quella che è l'offerta del cloud pubblico di Microsoft, Microsoft Azure. Microsoft Azure, utilizzando l'Infrastructure as a Service, la Platform as a Service e la Software as a Service, mi permette di poter allontanare parte del workload dalla mia infrastruttura e di portarla sul cloud. Ovviamente il cloud è pensato in primis per poter essere un'estensione della mia azienda, quindi effettivamente il cloud ibrido permette di avere ancora una porzione di workload on-premises e una porzione di workload online. Nel tempo, diciamo che alcuni workload possono adesso con fatica essere spostati nel cloud pubblico, ma nel tempo ovviamente sarà quello l'obiettivo che Microsoft ci vuol far, diciamo, approcciare, quello di spostare tutto il workload nel cloud pubblico, in modo tale da poterci concentrare sull'erogazione di servizi, non starci più a preoccupare di quelle che sono tutte le rotture di scatole, se mi permettete il termine, legati all'amministrazione dell'hardware, alla gestione dell'hardware, al condizionamento, all'alimentazione dei server, alle batterie, agli UPS e così via. Ovviamente la scalabilità del cloud mi permette di avere dei numeri che oggi difficilmente potrei avere in azienda, soprattutto non con la stessa facilità con cui posso crearli nel cloud. Tra le macchine più potenti che adesso potete creare nel giro di pochissimi minuti, e quando parlo di pochissimi minuti significa meno di 5 minuti, ci sono macchine che hanno fino a 64 core e mezzo tera di RAM. Quindi sono delle macchine virtuali addirittura, che difficilmente potreste avere in pochissimo tempo all'interno della vostra infrastruttura. E vale il concetto del pay per use, cioè effettivamente io pago soltanto i minuti di reale utilizzo
della mia macchina virtuale. Ovviamente la macchina virtuale occupa dello storage, quindi dovrò pagare anche lo storage, quello indipendente dall'utilizzo della macchina, ma decisamente questo più altri servizi pagati al momento del reale utilizzo fanno delle opportunità del cloud da non sottovalutare in questi prossimi mesi, anche se è già una realtà che è abbastanza consolidata da diverso tempo. Tant'è vero che effettivamente gran parte delle aziende stanno già lavorando con il cloud ibrido, almeno quelle delle grandi aziende. Beh, uno dei motivi che in qualche modo hanno, almeno in Italia, rallentato lo sviluppo del cloud ibrido è sicuramente il discorso legato alla connettività. Quindi ho esperienziato io in prima persona il digital divide, so che effettivamente in alcune zone d'Italia la connettività è veramente ridicola, fino a quando non avremo una connettività decente, ovviamente pensare di portare tutto nel cloud pubblico, pensare di utilizzare il cloud ibrido è decisamente difficile, se non addirittura utopico. Quindi l'opportunità è enorme, abbiamo bisogno delle infrastrutture a supporto di questo tipo di opportunità. Però dove c'è connettività, un sacco di aziende hanno già cominciato a migrare i propri workload e già ad utilizzare in maniera intensiva questa serie di risorse offerte da Azure, che ovviamente sono molto interessanti. E tra un anno sicuramente ne sentirete parlare molto molto di più, quindi effettivamente il cloud pubblico è un'opportunità da cogliere. Il vantaggio del cloud pubblico è del fatto che Microsoft abbia dovuto, come dicono in America, eat your own dog food, mangiati il tuo stesso cibo per cani, che tra l'altro in italiano è veramente pessimo, ha fatto sì che effettivamente loro per primi, dovendo gestire milioni di server virtuali, milioni di mailbox in Exchange, migliaia di telefonate fatte con Sky for Business, hanno decisamente migliorato il prodotto e quindi effettivamente gli stessi prodotti che ci fanno arrivare sono una versione in meno rispetto a quella che loro stanno testando nel cloud pubblico. E effettivamente i concetti sono gli stessi che possiamo avere on-premises, quindi noi on-premises possiamo avere gli stessi strumenti e le stesse funzionalità che Microsoft usa nel cloud. C'è una consistenza, cioè c'è un'associazione tra il dentro e il fuori, tra il cloud privato e il cloud pubblico, e c'è la possibilità di collegarli tra di loro. Quindi ci sono tutti gli strumenti che ci possono permettere di poter facilmente migrare il workload verso il cloud. Vediamo che cosa è successo qualche giorno fa. Che cosa è successo per Windows Server? E che cos'è questa Windows Server Cadence? Allora, hanno stravolto il modo con cui Windows Server verrà rilasciato. Che vuol dire hanno stravolto il modo? Vuol dire che hanno deciso di rilasciare Windows Server in due canali diversi. Il primo canale è il canale semi-annual channel. Il sistema operativo verrà rilasciato solo in versione core, quindi non verrà rilasciata con l'interfaccia grafica. Avrà la possibilità, verrà rilasciato due volte all'anno, quindi ogni 6 mesi, in autunno e in primavera, e avrà 18 mesi di supporto. È disponibile soltanto però per i clienti che hanno la software assurance oppure per chi vuol provare queste funzionalità creando delle macchine virtuali in Azure. Il secondo tipo di canale è il canale che abbiamo sempre visto in questi anni. Il Long Term Services Branch, l'LTSB, è stato rinominato, ma è esattamente lo stesso, in Long Term Services Channel. Il sistema operativo verrà rilasciato ogni 2-3 anni circa e tecnicamente verrà supportato per i successivi 20 anni, come è successo finora. Avete 5 anni di supporto mainstream, 5 anni di supporto esteso e poi, se volete, potete aggiungerci altri 6 anni di supporto esteso con la Premium Assurance, che poi è anche quella che ha SQL Server, tanto per intenderci.
il Windows Server, che manterrà come denominazione Windows Server nome anno, quindi probabilmente il prossimo Windows Server sarà Windows Server 2019, sarà disponibile su tutti i canali, quindi sarà disponibile IM, sarà disponibile Retail, sarà disponibile con la Software Assurance, esattamente come avviene finora. Quindi stiamo parlando di prodotti completamente diversi, perché la Long Term Service Channel, oltre ad avere la versione nano, la versione core, avrà anche la versione con l'interfaccia grafica. Quindi è quella che probabilmente molti di noi, per non dire quasi tutti, utilizzano più spesso. La versione con l'interfaccia grafica è anche quella che poi ci permette di avere i Remote Desktop Services, tanto per intenderci. Quindi stiamo parlando di due versioni di Windows completamente diverse. E qui, come potete vedere in questo grafico, c'è la possibilità di capire in quale modo verrà aggiunto il supporto a Windows Server, in quale modo verrà anche rilasciato Windows Server. Perciò adesso è stata rilasciata la versione 17.09. Il nome delle versioni sarà nel Semi-Annual Channel Windows Server, versione, e poi ci sarà l'anno di rilascio e il mese di rilascio, 17.09. Probabilmente la prossima versione, quella che verrà rilasciata fra 6 mesi, sarà la versione 18.03, quindi 2018, marzo 2018. Il supporto per le versioni sarà soltanto di 18 mesi, tra una versione e l'altra. Nel momento in cui però verrà rilasciato la versione del Long Term Services Channel, in questo caso è preventivata per il 2019, quella versione lì avrà tutte le funzionalità che sono state introdotte, diciamo, semestre dopo semestre nella versione semi-annual. Per quale motivo è stato fatto questo tipo di divisione? Beh, l'avevo fatto notare più che altro nella slide precedente, cioè ci sono alcune aziende che hanno bisogno di evolversi in maniera veloce, esattamente come avviene su Azure, con la stessa velocità offerta dal cloud pubblico. Questo tipo di aziende potrebbero veramente tentare di far girare parte del proprio workload, ovviamente, non tutte le funzionalità, nella versione semi-annual. Invece ci sono altre aziende che hanno bisogno di lavorare esattamente come hanno fatto finora, non hanno necessità di tutte queste funzionalità introdotte semestralmente e possono continuare a lavorare sul Long Term Services Channel. Va bene? Quindi sono finalizzate a aziende completamente diverse tra di loro, che hanno necessità differenti tra di loro. Nano Server non verrà più rilasciato come diciamo file all'interno della ISO di Windows Server, no? Come modalità di installazione all'interno della ISO di Windows Server. Verrà rilasciato solo come container per Docker, oppure sarà disponibile direttamente in Azure. Il motivo è molto semplice: la versione Nano Server, che è una versione blindata, senza addirittura l'interfaccia riga di comando, ha delle serie difficoltà nel momento in cui deve far girare i workload per i quali era stata pensata, cioè era stata pensata per la virtualizzazione, era stata pensata per i container. Per la virtualizzazione la maggior parte delle problematiche che sono state riscontrate sono quelle relative all'installazione di driver ed abilitare alcune funzionalità evolute offerte dai nuovi server. Quindi questa difficoltà ha determinato il fatto che la server core vengano deprecate tutte le funzionalità che aveva prima, quindi chi aveva implementato come virtualizzatore con Hyper-V, chi l'aveva implementata come file server. Cominciate a migrare verso la versione full, perché Nano Server nelle prossime versioni non avrà più né le funzionalità di Hyper-V né le funzionalità di file server, ma verrà rilasciato ed è pensato soprattutto per poter lavorare con i container. Quindi se non vi servono i container, non installate Nano Server. Server Core invece viene utilizzato come virtualizzazione, verrà utilizzato e verrà rilasciato sia nel semi-annual che nel long term,
avrà le tradizionali funzionalità che ha già da diversi anni quando è stato introdotto Windows Server 2012. Vediamo un attimino quali sono state le novità introdotte allora in questa versione 17.09 che, come vi dicevo prima, è stata rilasciata soltanto in modalità core. Beh, intanto vi dicevo, l'immagine nano server ottimizzata per i container. È stato introdotto anche il supporto SMB per i container, quindi sarà facile far accedere i container direttamente dalle share di rete. In più è stato introdotto il supporto per .NET Core 2.0, anche questo molto molto interessante per creare delle applicazioni che girino direttamente sulla versione Core. E poi, novità, abbiamo la possibilità, come è successo già in Windows 10 Anniversary Update, quella che è uscita ad agosto dell'anno scorso, di far girare Windows Subsystem for Linux. Quindi abbiamo la Bash for Linux direttamente Windows Server, ma abbiamo anche la possibilità di far girare i Linux container direttamente in Windows Server tramite l'Hyper-V Isolation. Qual è il vantaggio di questo tipo di tecnologie? Beh, pensate al fatto che sulla stessa macchina host o virtuale o fisica, quella che volete voi contemporaneamente potrete far girare sia i Windows container sia i Linux container. E questo è un grosso vantaggio per chi ha bisogno di far girare dei workload misti. Quindi gran parte di tutte quelle funzionalità che vengono esposte verso la rete, molto spesso, un po' perché le stiamo, diciamo, ereditando dal passato, stanno girando su workload Linux. E Microsoft, quando 2 anni fa Satya Nadella aveva annunciato con un claim Microsoft Love Linux, il claim si è trasformato in realtà. Si è trasformato in realtà grazie al Windows Subsystem for Linux, grazie al miglioramento del supporto di tutte le distribuzioni Linux più gettonate all'interno delle macchine virtuali Hyper-V, quindi è molto importante, io lo uso spesso a lezione, il termine supporto, quindi se su Hyper-V è supportato Ubuntu, è supportato Red Hat, è supportato SUSE, vuol dire che se si dovessero rompere Ubuntu, SUSE e Red Hat, Microsoft mette le mani direttamente all'interno di Linux per potervi risolvere il problema. Questo è il significato della parola supporto. Se invece avete una vostra distribuzione, avete creato voi la vostra distribuzione Linux, avete compilato voi il kernel con le vostre modifiche, non chiedete supporto perché ovviamente non ve lo potranno dare. Per quanto riguarda poi la versione nano server, è stata ridotta ulteriormente di dimensione. Quindi mentre inizialmente l'immagine base era di 383 mega compressi, adesso è soltanto di 78 mega, perché effettivamente andando a rimuovere tutta una serie di funzionalità e lasciando soltanto quella dei contenitori, tecnicamente abbiamo un'immagine molto molto più snella, molto più leggera, che quando viene estratta è grande soltanto 195 mega. Direi che rispetto al giga che occupava prima, stiamo parlando della riduzione di più dell'80% della dimensione dell'immagine. Questo ci permette di poter creare i nostri microservices basati su Docker in maniera molto più veloce e molto più snella. Vediamo con una demo quelle che sono le funzionalità che sono state introdotte per quello che riguarda il mondo Linux. Adesso vi condivido il desktop. Si dovrebbe vedere in questo momento il mio desktop. Ho preparato un po' di macchine, ho qui una macchina, intanto vi vorrei far vedere veramente al volo come avviene l'installazione. Quindi effettivamente non cambia niente rispetto a quello che avevamo già visto in passato. Una volta che parte il sistema operativo e avete scelto il layout della tastiera,
ci appare la possibilità di scegliere soltanto tra due versioni, la versione standard e la versione data center. Vi ricordo che esattamente come è successo con Windows Server 2016, la standard e la data center non hanno più le stesse funzionalità come accadeva in 2012 o in 2012 R2, ma alcune funzionalità sono disponibili soltanto all'interno della data center. Quindi quello che poi viene installato in questo momento è una versione core di Windows Server. L'installazione dura circa un minuto e mezzo, ma io in realtà ho la possibilità di utilizzare i checkpoint e utilizzando i checkpoint posso andare un po' più veloce in modo tale da non perdere tempo a vedere lì la progress bar. Questo è subito dopo il primo riavvio. Ovviamente il sistema operativo è sysprepato, sta uscendo dal sysprep e sta rendendo conto, si sta girando sulla macchina virtuale, sulla macchina fisica, si riavvia la prima volta e dopo il primo riavvio mi verrà semplicemente chiesto qual è la password da utilizzare per l'utente di default. Ovviamente l'utente di default è administrator. A questo punto digitate la password, quindi l'utente deve cambiare la password, inserite la password, confermate la password. Nel giro di un paio di minuti avete il vostro bellissimo Windows Server. Non c'è trucco, non c'è inganno, ho fatto l'installazione direttamente, e vi potete rendere conto che quello che potete vedere è soltanto l'interfaccia a riga di comando. Nessuno vi vieta di utilizzare PowerShell, potete fare un get-windows feature per vedere quelle che sono le feature installate, o add-windows feature per poter raggiungere le altre funzionalità. È una versione che permette di poter attivare tantissime funzionalità esattamente come avviene nella versione core, né più e né meno. E oltre a PowerShell, ovviamente qui avete sconfig, che vi dà la possibilità subito di poter generare la macchina al dominio, di poter rinominare la macchina, di fare Windows Update, di cambiare data e ora, eccetera, eccetera. Qui gli aggiornamenti verranno rilasciati esattamente come avviene con gli altri canali. Possono essere gestiti tramite VSUS, dopo 18 mesi però non verranno più rilasciati aggiornamenti per la versione come vi avevo anticipato. Quest'altra macchina invece ho installato la feature di Windows Subsystem for Linux, ma in realtà è necessario lanciare soltanto una PowerShell e fare il riavvio per abilitare Windows Subsystem for Linux, quindi molto molto easy. Da quel momento in poi, dopo riavvio, vi basterà eseguire dal comando bash, avete la possibilità di aprire un prompt all'interno della macchina, e giusto per renderci conto che tipo di macchina ho installato, vi faccio vedere con un cat LTC LSB-release che ho scaricato Ubuntu 16.04, quella che è la long term support di Ubuntu. Va bene, questa è la distribuzione che io ho deciso di utilizzare, è possibile anche utilizzare OpenSUSE, perché no? Dipende da voi. Per chi ci sta già smanettando con Windows 10 avrà visto che ormai le distribuzioni di Linux sono addirittura disponibili nel Windows Store e possono essere banalmente scaricate dal Windows Store. Una cosa interessante è anche quella dei colori, perché no, avere la possibilità di visualizzare a colori all'interno del command prompt, della console, con colori diversi quelli che sono le informazioni, no? Quindi riesco a capire se si tratta di una cartella, se si tratta di un file, eccetera, eccetera. Oltre al Windows Subsystem for Linux, io ho la possibilità anche di utilizzare i Linux container. Anche qui ho la possibilità di lanciare Docker Images, PowerShell, start-service,
Docker. Vediamo se Docker Image questa volta mi risponde. Ho scaricato un'immagine di Ubuntu, Docker Search Microsoft. Se lo scrivo potrebbe anche funzionare. Col Docker Search mi posso collegare al Docker Hub, posso vedere che ci sono tutta una serie di immagini. In questo caso ho scelto Microsoft, lui mi ha fatto diciamo una specie di filtro, cercandomi soltanto quello che è Microsoft. Ovviamente se cerco Ubuntu farà la stessa cosa, facendomi vedere quelle che sono tutte le distribuzioni che contengono Ubuntu. Solo Ubuntu piuttosto che eventualmente Ubuntu con già Nginx, già WordPress, già il PHP installato e così via. Posso far partire un container con Docker Run, magari lo voglio in modalità interattiva, in modo tale che ci posso mettere le mani dentro, e scelgo di lanciare Ubuntu. In questo caso, grazie alla Hyper-V Isolation, fondamentalmente io ho fatto partire una micro macchina virtuale all'interno della quale viene eseguito Ubuntu. Quindi mi trovo all'interno di Windows Server, sto facendo girare un container Ubuntu. Vedete anche qui il discorso relativo a le cartelle, i file, i colori di cui vi parlavo, giusto per avere, facciamo questo, facciamo un uname, facciamoci dare tutte le informazioni. Ecco, la versione di Docker che sto utilizzando è la versione 16.10, che è una versione di preview. All'interno di questa versione di preview c'è quella che viene chiamato Linux Kit, come potete vedere, e Linux Kit è quello che effettivamente mi dà la possibilità di poter utilizzare i container Linux anche all'interno di un'infrastruttura Windows Server. Chiaro, esattamente come prima, se faccio un cat etc /lsb-release, effettivamente l'immagine del contenitore che ho scaricato è esattamente quella che vi dicevo prima, l'Ubuntu con la 16.04. Tutti i comandi poi che lancio mi danno la possibilità di poter aggiornare l'immagine, di poter upgradare l'immagine, di fare operazioni all'interno dell'immagine che effettivamente è come se le stessi facendo all'interno di una reale distribuzione di Linux. Giusto per darvi un'idea di quello che è possibile fare, le cose da far vedere sono veramente tante e il tempo come al solito è tiranno. Un'altra cosa che è piaciuta tanto, in questo caso non è più un discorso relativo a Windows Server versione 17.09, ma sarà una funzionalità che verrà distribuita anche per tutte le altre versioni di Windows, è la parte della gestione, del management. E vi voglio parlare di quello che è Project Honolulu. Che cos'è Project Honolulu? È diciamo la soluzione a tutto ciò che effettivamente ci ammorba ogni giorno, il management di Windows. Abbiamo diverse console che utilizziamo da anni, abbiamo il device manager, abbiamo il task manager, abbiamo l'event viewer, il resource monitor, l'hyper-v manager, il Windows update, il pannello di controllo, l'explorer, il disk management, eccetera eccetera. Abbiamo tutta una serie di console con cui quotidianamente noi ci scontriamo e comunque dobbiamo utilizzare. Project Honolulu è pensato per poter avere la possibilità da un'interfaccia web di poter gestire Windows. Questo è decisamente interessante perché l'interfaccia web prevede che io possa utilizzare banalmente un browser, e quindi dal browser io posso connettermi praticamente da qualsiasi postazione, non è più neanche necessario, come ho visto in alcune aziende, avere una postazione dove mi collego in desktop remoto, dove ho il tool di management per poter fare le operazioni. Quindi vi faccio vedere con una demo di che cosa sto parlando, in modo tale che vi possiate rendere conto di persona. E ho un client, un banale client con Windows 10, riduco un attimino la finestra,
così si vede meglio. Ho un banale client con Windows 10 e ho installato la technical preview di Project Lulu. Che cosa posso fare banalmente? Quando si aprirà il browser, io avrò la possibilità di poter gestire da questa interfaccia web alcune macchine che io ho aggiunto. Allora, tanto per cominciare, le macchine possono essere aggiunte dal pulsante Add. Io ho la possibilità di aggiungere o un server alla volta, e questi server possono essere 2012, 2012 R2, 2016. Posso aggiungere una connessione, un failover cluster, mi basterà aggiungere un nodo per poter poi aggiungere tutti quanti, e posso aggiungere una connessione eventualmente a un cluster iperconvergente. I cluster iperconvergenti sono quelli che non hanno storage condiviso, ma grazie agli storage spaces direct permettono di poter visualizzare, poter condividere storage locale attraverso tutti i nodi del cluster. Ho collegato due macchine. La prima macchina è un domain controller, dc1.demo.lab. Questa macchina è un Windows Server 2012 R2, come potete vedere qui dal sistema operativo, che fa da domain controller per la mia infrastruttura. Ho la possibilità di poter utilizzare il pannello di navigazione al lato e, come potete vedere, molto molto interessante quello che è possibile fare. Posso avere un overview di quello che sono l'utilizzo della memoria, dei processi, della CPU come se fosse una specie di task manager. Posso gestire i certificati, posso gestire i dispositivi, posso andare nell'event viewer a guardare tutti quelli che sono gli eventi, posso filtrare per tipo di eventi perché voglio vedere soltanto la security, posso andare a vedere quelli più interessanti, soltanto gli errori e i warning, ovviamente andando anche ad aggiungere l'ID dell'errore che voglio filtrare. Quindi molto molto interessante la possibilità di utilizzare il browser. Posso anche creare file, creare cartelle, uploadare file all'interno di alcune cartelle. Quindi new folder, demo. Una volta che è stata creata la cartella demo, posso andare nella cartella demo e posso andare a uploadare un file che è presente sulla mia macchina. E quindi è molto molto interessante. E questo file era addirittura presente sul mio NAS, quindi sono andato a prenderlo da una share di rete. Molto molto easy. Posso gestire le regole del firewall in entrata, in uscita, abilito il ping, non abilito il ping, no? Sapete bene come funziona, posso creare nuove regole, quindi non è soltanto un discorso di visualizzazione, ma anche di operatività vera e propria. Posso andare a lavorare su networking, posso andare a lavorare sul registro di Windows, posso andare ad aggiungere funzionalità e ruoli. Quindi qui ho dei 104 ruoli disponibili, 7 che sono stati installati, e quindi posso vedere che il DHCP è stato installato, il DNS è stato installato, il fax server invece no. Posso fare click su install, lui calcola tutte quelle che sono le dipendenze, esattamente come succede con le funzionalità del server manager, e poi se necessario riavvio, metto il segno di spunto e faccio riavvio. Posso lavorare direttamente sullo storage, vedere quelli che sono i dischi che sono stati creati sulla macchina, posso formattare il disco, posso creare una nuova cartella condivisa, posso formattare i volumi, posso creare un VHD, molto molto interessante. Ancora più interessante però è la parte di server 1709, perché server 1709 è questa macchina qui, e questa macchina qui è banalmente un Windows Server versione 1709 che ha soltanto l'interfaccia testuale, no? La riga di comando. E adesso diventa ancora più interessante utilizzare il nostro bellissimo progetto Lulu, perché io vado a lavorare sulla Data Center Edition di Windows Server 1709, che su cui io, vediamo, giusto per avere un'idea, username demo / administrator, mi loggo, se non ho sbagliato la password, ok, PowerShell,
vediamo quali sono le Windows feature installate. Facciamo un where installed. Effettivamente, come potete vedere, qui tra le feature che sono state installate c'è la parte dei containers, ma c'è anche la parte di Hyper-V. Quindi io all'interno di una macchina virtuale, sfruttando quella che si chiama la Nested Virtualization, ho abilitato Hyper-V, trasformando di fatto questo host in un host di virtualizzazione. Quindi vediamo che cosa mi permette di fare. Progetto Nolulu quando su quell'host c'è Hyper-V installato, ci sono le macchine virtuali. Beh, mi fa vedere che ci sono 3 macchine virtuali che stanno girando, mi fa vedere da inventori che c'è VM01, VM02, VM03, quanto stanno consumando di RAM, quanto stanno utilizzando di CPU, in questo caso sto utilizzando anche della RAM dinamica, come potete vedere dai valori che sono particolari. Cliccando all'interno della macchina virtuale, oltre alle solite operazioni che possono essere lo spegnimento, lo shutdown, l'avvio, la cancellazione o addirittura la possibilità di creare degli snapshot, io, checkpoint come si chiamano adesso, ho anche la possibilità di andare a guardare tramite una console remota quella che è la macchina virtuale. Va bene? Lui mi ha aperto una connessione RDP, come avviene ormai per quello che è il Virtual Machine Connection da diverse versioni di Windows, mi ha aperto una connessione RDP, io adesso sono collegato non in RDP alla macchina virtuale, sono collegato alla console della macchina virtuale. E quindi poi posso lavorare sulla console della macchina virtuale. Va bene? Se vado su Remote Desktop, infatti il desktop remoto della macchina virtuale non è abilitato, quindi io sono connesso direttamente in console. Allora, poi grazie alla Nested Virtualization posso navigare, posso fare quello che mi pare, vado sul sito Nicola Ferrini e così via. Poi vi lascio un po' di link per studiarvi la Nested Virtualization e così via. Quindi non vi nascondo che sono parecchio entusiasta di questa funzionalità. Progetto Nolulu attualmente è in preview, la potete scaricare gratuitamente, vi lascerò i link per poterlo fare, e mi permette di poter gestire i server da un'interfaccia web. Cosa voglio di più? Faccio il Windows Update, ci sono già degli aggiornamenti cumulativi, decido di fare gli aggiornamenti, installo, dico di fare automaticamente il reboot e questo server farà tutte le operazioni che ritengo necessarie. Lo sto facendo da un'interfaccia web e lo sto facendo da un client Windows, l'ho fatto su Windows 10 proprio per dimostrare quello che sono le operazioni che faresti ogni giorno. Ritorniamo alle slide. Piaciuta questa funzionalità? Bene. Che cosa ci sarà in progetto Honolulu? Sì, sì, è veramente interessante, non nascondo, forse anche nelle mie parole si sarà letto l'entusiasmo che ho, perché praticamente va a sostituire la maggior parte delle console che utilizziamo ogni giorno. Io non sono potuto andare troppo nel dettaglio per mancanza di tempo, poi una volta che adesso vi ho aperto la strada alla funzionalità le potrete apprezzare per conto vostro. Cosa c'è dopo? Cioè, che cosa è previsto per progetto Nolulu che adesso ancora non c'è? La possibilità di poter proteggere i vostri server andando a fare i backup su Azure. Quindi direttamente dalla console sarà possibile uploadare le vostre macchine virtuali, tutte le macchine virtuali piuttosto che il system state, piuttosto che i vostri file, le vostre cartelle, non è detto che dobbiate per forza uploadare tutto, e lo farete sempre da questa console, sempre da progetto Nolulu. Quindi banalmente vi loggerete, sceglierete voi lo storage account dove mettere i vostri backup,
stereggete diciamo il backup volt, tanto per intenderci, decidete resource group, decidete la location. A questo punto dovete soltanto decidere quali dati proteggere e quante volte fare il backup, con quale frequenza e a che ora fare il backup. Molto easy. Ovviamente la cosa più bella è che ci penserà lui poi sulle macchine che avrete selezionato ad abilitare e a configurare il backup. Bene, non dovete andare voi manualmente su ogni server a fare questo tipo di configurazione, una specie di push che verrà fatta all'interno delle macchine virtuali. Questo non sono ancora riuscito a vederlo, devo essere sincero. La versione preview che hanno messo a disposizione non ce l'ha, però insomma l'hanno annunciato, quindi mi fido. Un altro argomento che è in parte legato a quelle che sono le novità della versione 17.09 è Azure File Sync. Che cosa fa Azure File Sync? Quali sono i vantaggi di poter utilizzare questa funzionalità? Beh, in realtà, come lo potete vedere, ma ovviamente anche dal nome si capisce, io vado ad utilizzare Azure come repository centralizzato per i miei file. Mi creerò uno storage account, deciderò quali server o quali cluster andranno a connettersi con questo storage account per poter uploadare i file all'interno del storage account di Azure. Quindi fondamentalmente assomiglia in gran parte a dei servizi che già utilizzate ogni giorno, probabilmente utilizzate OneDrive o OneDrive for Business o Dropbox Pro o il Distributed File System. Tecnicamente Azure File Sync prende un po' il meglio di quelle che sono le funzionalità. Quindi, che cosa avete? Avete un server nel quartier generale e questo server ha delle cartelle che vengono sincronizzate direttamente con Azure. Quindi all'interno della file share in US voi avete deciso di sincronizzare una o più cartelle. Queste cartelle poi, in maniera unidirezionale o bidirezionale, possono essere sincronizzate con un branch office. Quindi non siete voi collegati con branch office, non dovete abilitare il distributed file system, non dovete nemmeno avere le macchine in dominio. Questa funzionalità è valida anche se avete le macchine Wallgroup. Ecco, le macchine sincronizzate tra di loro, diciamo che Azure farebbe a moda di centrostella, no? In qualche modo fa da orchestratore e avete la possibilità di sincronizzare il branch office. Aggiungendo un nuovo server, verranno sincronizzate tutte le cartelle. Se aggiorno i file, invece verranno sincronizzate soltanto le modifiche. Quindi molto interessante. Ed è molto interessante che poi si possa utilizzare insieme a Azure File Sync, si possa utilizzare anche le Azure File Share. E le Azure File Share, per chi ha già cominciato in qualche modo a giocarci o le ha viste, creano banalmente delle share di rete, che sono il modo con cui gli utenti ormai sono abituati a lavorare da anni, direttamente in uno storage account di Azure. Cioè voi fate backslash, in realtà montate come z2 punti, w2 punti, k2 punti, la lettera che volete voi, col comando netuse, non andate a fare altro che montare una porzione del vostro storage account. Quindi gli utenti continueranno a lavorare come al solito, utilizzando P2 punti per la cartella personale, Z2 punti per quelli che sono i progetti, ma in realtà non c'è un file server, non c'è un NAS, ma c'è Azure. Molto interessante. È possibile che vengano sincronizzati tra di loro anche due file share presenti in due data center diversi di Azure. E questo permette agli utenti di collegarsi al data center Azure più vicino. Va bene, non devo fare traffico attraverso l'oceano per poter andare nella share in East US. Sia per avere un rapid disaster recovery, sia per avere maggiori performance, posso sincronizzare due file share, due data center, due region diverse di Azure, questi uno per gli US nell'esempio, e poi ognuno si connette nella region più vicina. Molto bello. A questo ci aggiungo, poi lo vedrete durante la demo, il cloud tiering, cioè voi potrete decidere che sul file server in casa sia sempre disponibile il 30% dello spazio disco. Vuol dire che se si sta riempendo il disco e quindi voi siete al 70%, 71%, eccetera, eccetera,
verranno cancellati i file locali, verranno mantenuti solo quelli nel cloud e voi manterrete il placeholder, cioè si vedrà la cartella, si vedrà l'icona, si vedrà il file, doppio clic, il file viene scaricato e viene aperto. Quindi i file meno utilizzati, comunque i file un pochettino più vecchi, vengono cancellati dal server locale per risparmiare spazio sul disco. E questo è fantastico, esattamente come avviene nel OneDrive presente nell'ultima versione di Windows 10 Fall Creators Update. Vediamo con una demo come funziona Azure File Sync. Ok, vi ricondivido il mio desktop. Va bene. Mi connetto con un browser al portale di Azure. Va bene. Ho creato un port group che si chiama AFS, dentro il quale non ho fatto altro che creare due oggetti. Il primo oggetto è uno storage account, NICFER AFS. Il secondo oggetto è un file sync group, cioè dico quali cartelle e quali server devono replicarsi tra di loro. Se vado all'interno dello storage account e vado dentro file, vedo che c'è una cartella progetti e all'interno della cartella progetti ho la cartella articoli con tutta una serie di informazioni. Ci sono dei file che io ho uploadato. Bene, questa cartella progetti viene sincronizzata in questo caso con la mia macchina virtuale, con un mio file server che volutamente ho messo in workgroup per farvi vedere che è una funzionalità disponibile anche nel workgroup. Quindi la cartella C2 punti progetti, articoli, faccio un nuovo file di testo, demo, webinar, demo. Se creo un nuovo file, se aggiorno i file, se creo una nuova cartella, quello che volete voi, in diciamo quasi tempo reale, perché poi bastano veramente pochi secondi, nel momento in cui vado a fare il refresh, vedrò apparire la cartella demo folder e poi c'è anche il file demowebinar.txt. Quindi senza che faccia nulla, lui fa un polling continuo, nel momento in cui vede che ci sono nuovi file, nuove cartelle, le va a uploadare direttamente sul server. Posso fare clic su upload e uploadare i file direttamente da Azure, posso creare nuove cartelle direttamente da Azure, ma la cosa carina è che posso fare il connect, e quindi posso collegare con la lettera che preferisco o tramite dei comandi PowerShell o tramite il comando netuse su Windows o con il mount -t direttamente sulle macchine Linux questa share, che è una share SMB3. L'unica cosa che vi dovete sincerare è che se vi state collegando da un account fuori, scusate, da un computer che non è in Azure, quindi vi state collegando dall'azienda, avete una connettività con un gestore internet, assicuratevi che questo gestore internet vi apra la porta TCP 445. Alcuni internet provider, per esempio il mio purtroppo, mi bloccano la porta 445, quindi io da questa macchina non posso fare assolutamente questa connessione perché non mi è concessa. Però da un'altra macchina Azure sicuramente sì, perché funziona. In più ho gli snapshot che mi permettono di fare il versioning dei file, di poter tornare indietro nel tempo, quindi molto molto interessante. Posso anche stabilire delle quote. La cosa interessante è che mi porto dietro le ACL, le Access Control List, in modo tale che gli stessi utenti che hanno l'accesso on-premises potranno poi avere anche l'accesso online. Se torno indietro, vi faccio vedere nello Storage Sync Service che io ho dei server registrati. La macchina da cui mi sto collegando è un file server 01 che in questo momento è online
e sul quale ho installato banalmente un agent, no? Lo posso scaricare di qui, lo installo direttamente su tutti i server che voglio sincronizzare e poi vado a inserire le credenziali di Azure e lo storage account con cui mi voglio sincronizzare. I Sync Group non fanno altro che definire quelle che sono gli endpoint, quindi da una parte ho la Azure File Share che si chiama progetti e dall'altra ho il server File Server 01 con il path locale che voglio sincronizzare. C:// progetti. E direi che anche questa è una funzionalità molto molto interessante. Quindi ho un po' di tutto. Ho una specie di distributed file system nel cloud, ho la possibilità di montare le share come lettera e quindi non cambio il modo di lavorare degli utenti. Voi sapete quanto gli utenti poi siano abitudinali da questo punto di vista. Ritorno alle slide. Anzi no, vi faccio vedere un'altra funzionalità, ricondividendo il mio monitor, vi voglio far vedere questa slide. Questa slide mi dà la possibilità di mostrarvi un po' di link sulle funzionalità che vi ho presentato durante questo seminario, no? Quali saranno le novità di Windows Server versione 17.09, come configurare Azure File Sync, come configurare il progetto Honolulu, come seguire Linux Container Windows Server e come installare Windows File System for Linux direttamente Windows Server versione 17.09. Trovate una serie di articoli che ho scritto io insieme a dei miei collaboratori sul sito www.ictpower.it, che è la community che ho messo in piedi con alcuni altri Microsoft MVP, quindi gente che, diciamo, ne sa, da questo punto di vista, ne sa. Io direi che, se anche Stefania è d'accordo, sono pronto per delle eventuali domande e risposte. Qui c'erano altre slide su quelle che sono i vantaggi del Hybrid Cloud, ma direi che di Hybrid Cloud ne ho parlato abbastanza prima. È vero, il vantaggio è avere la Software Assurance. Con la Software Assurance io addirittura ho non solo adesso la possibilità di scaricare e utilizzare questa versione 17.09, ma in realtà posso risparmiare il 40% sulle licenze, visto che ho già delle licenze comprate. Quando creo delle macchine su Azure posso risparmiare il 40% e a volte fino all'82%. Quindi questo hybrid benefit di Azure che avete per Windows Server grazie alla Software Assurance è veramente molto molto interessante. Vi dà la possibilità di sfruttare al massimo tutte quelle che sono le funzionalità che vi sta offrendo Microsoft per Windows Server. Non so se vogliamo lasciare uno spazio di domande e risposte o vogliamo dare la parola a Danilo Spina. Dammi tu delle indicazioni. Nicola. Grazie Nicola, guarda, facciamo una cosa. Intanto grazie per la bellissima presentazione. Sì. Ora direi passiamo la parola a Danilo. Sì. Intanto se ci sono ulteriori domande, alcune sono già arrivate, se ci sono ulteriori domande rispetto a quanto hai raccontato tu, i partecipanti possono farle utilizzando la chat, così al termine della presentazione di Danilo possiamo vederle insieme. Buongiorno a tutti. Nicola ci ha mostrato con dovizia di particolari le potenzialità di Windows Server 2016, ma a mio avviso ci ha anche fatto capire che tutte queste nuove funzioni richiedono una conoscenza approfondita, conoscenza che si acquisisce con la partecipazione ai corsi ufficiali, corsi studiati ovviamente dal vendor, in questo caso Microsoft, e organizzati per quello che è
il processo giusto da seguire. Io ho riportato su questa slide quelli che sono i percorsi che portano dal Microsoft Technical Associate all'MCSA, quindi all'amministratore certificato. Le strade in realtà sono due, perché una prevedeva la conoscenza di Windows Server 2012 e l'altra invece prevede la conoscenza di Windows Server 2016. Quindi ci sono dei corsi che portano alla certificazione Windows Server 2016. È stato creato un corso di upgrading praticamente che da quando uno è certificato Windows Server 2012 può fare seguire un corso e superare un esame per essere poi a sua volta certificato in Windows Server 2016. Poi ovviamente ci sono dei corsi che creano ancora di più la specializzazione verso la parte cloud e le infrastrutture. Ho messo nella parte destra della slide i codici dei corsi, la descrizione, il titolo praticamente e la durata. Vedete che sono tutti corsi comunque che richiedono una durata di 5 giorni e che scusate ma avevo dimenticato di mettere in silenzio sul telefono e che richiedono di essere seguiti ovviamente seguendo un percorso ben definito. In realtà i corsi poi Microsoft, scusate che vado avanti con lo slide, i corsi Microsoft possono essere realizzati in questa slide che è molto piena e che va ad affrontare ovviamente tutte le specializzazioni che ci possono essere, quindi per ogni percorso che ognuno decide di seguire ci sono dei corsi che portano poi alla specializzazione richiesta. In sostanza la formativa di Microsoft va ad abbracciare più tecnologie, quindi la parte server, la parte database, la parte desktop, la parte di sviluppo, la parte cloud e poi anche dei corsi che in qualche modo facilitano con dei workshop molto, molto densi e molto impegnativi, facilitano il raggiungimento della certificazione utilizzando meno giorni di quelli che servirebbero seguendo tutti i corsi del profilo. Che altro dire? Noi siamo stati premiati da Microsoft quest'anno come il Learning Partner 2017, scusate, sono un po' indietro. E quindi tutti i nostri corsi sono corsi ufficiali, sono corsi erogati da docenti certificati, corsi che seguono quelle che sono le policy richieste da Microsoft, che utilizzano i laboratori che Microsoft ha deciso di utilizzare e quindi sono corsi che poi portano alla competenza che è necessaria a mio avviso per riuscire a muoversi nella tecnologia così come ci ha mostrato si muove Nicola oggi. Abbiamo visto un ultimo punto che volevo sollevare, abbiamo visto che Windows Server 2016 fa anche molto riferimento a tutto quello che è poi il percorso cloud di ESMO. Per chi non l'avesse seguito, qualche settimana fa abbiamo erogato un webinar, ancora una volta gratuito, su Azure e sarà disponibile entro sera sul nostro sito. Quindi per completare anche un po' il quadro di quello che ci ha mostrato Nicola oggi, se volete potete andare a verificare anche questo altro contenuto. Vi ringrazio. Adesso lascerei a questo punto se riesco ad andare avanti con la slide. Ah, ecco, giusto, scusate, stavo dimenticando una cosa importantissima. Proprio per promuovere la formazione che a nostro avviso è indispensabile per raggiungere le competenze che il mercato oggi ci chiede, abbiamo creato dei pacchetti
dei pacchetti che sono ovviamente riservati a chi oggi ha partecipato a questo webinar e che inglobano la partecipazione ai tre corsi necessari per raggiungere la certificazione Windows Server 2016 più il voucher dell'esame, con un prezzo ovviamente che è più affascinante di quello che è poi il prezzo di listino che normalmente verrebbe richiesto. Se poi ovviamente c'è qualcuno che è già certificato Windows Server 2012 e vuole passare alla versione Windows Server 2016, può seguire il corso ed avere il voucher per la certificazione, ovviamente anche in questo caso a un prezzo agevolato che è relativo alla partecipazione al webinar di oggi. A questo punto credo che non ci sia altro se non passare alle domande e alle risposte che ci darà poi Nicola. Vi ringrazio. Grazie mille Danilo. Quindi a questo punto io aprirei la sessione di domande e risposte. Ne sono arrivate alcune. La prima è: il Resilient File System è compatibile solo con 2016 o anche con altre versioni del sistema operativo Microsoft Server o Client? Allora, il Resilient File System è stato introdotto in Windows 2012 e successivi, quindi in realtà è compatibile con le altre versioni. Quello che non si può fare sul Resilient File System sono alcune operazioni, quindi se vuoi fare un cluster e vuoi rendere altamente disponibile questa share non deve essere sul Resilient File System. Quindi a seconda delle diverse versioni di Windows hanno dato la possibilità di utilizzare il file system negli anni sempre per funzionalità diverse. Attualmente il Resilient File System si candida per essere il miglior file system a disposizione per quello che riguarda le share di rete e per avere l'alta disponibilità delle share di rete. Ok. Altra domanda, il progetto Honolulu si potrà usare solo con Internet Explorer o sarà fruibile anche da altri browser, Firefox o Chrome, e magari da client Linux, Mac, Android? Ok, questa è una bellissima domanda. La mia demo l'ho fatta con Google Chrome, quindi è compatibile con Google Chrome, è compatibile con Edge. Microsoft negli anni sta abbandonando il supporto a Internet Explorer, quindi sicuramente più Edge che Internet Explorer, ed è compatibile anche con Firefox. In realtà è HTML5, perciò qualsiasi browser supporti HTML5 potrà far girare il progetto Honolulu. Grazie. Sempre rispetto al progetto Honolulu ci chiedono se non è possibile per esempio creare degli allarmi per determinate soglie. Allora, questa cosa è possibile, al momento non ancora, però dall'Event Viewer sarà possibile aggiungere delle operazioni esattamente come avviene adesso quando si verificano determinati eventi e potete o eseguire qualcosa, uno script PowerShell, uno script in prompt.dos, eccetera, eccetera, oppure farvi inviare delle email. Sì, sarà possibile aggiungere dei task direttamente al singolo evento. Ovviamente il progetto Honolulu è un software di management, non è un software di monitoraggio. Per il monitoraggio Microsoft usa System Center Operation Manager, quindi effettivamente per quel tipo di monitoraggio vi conviene rivolgervi a un software specializzato. Okay. Altra domanda, Azure File Link è compatibile solo con Windows Server 2016 o anche con versioni antecedenti? No, Azure File Sync è compatibile con Windows 2012, 2012 R2 e 2016 e hanno annunciato una retrocompatibilità fino al 2008 R2, quindi sarà disponibile sulle versioni anche abbastanza obsolete. Ok, è possibile eseguire Hyper-V all'interno di Docker? Hyper-V all'interno di Docker? No. Hyper-V è sotto Docker, è uno strato precedente. Docker crea i contenitori. I container possono essere o eseguiti direttamente sul sistema operativo oppure possono essere lanciati in modalità isolation
si frappone lo strato di Hyper-V e a quel punto c'è un maggior isolamento tra i diversi container, ma all'interno del container non si può abilitare la feature di Hyper-V. Ok, è possibile, questa qua ve l'ho già chiesta, la versione 17.09 è per tutti oppure finalizzata solo a scopi specifici? No, la versione 17.09 è studiata per scopi specifici, sicuramente è stata realizzata per i container, questo c'è da dirlo, c'è da sottolinearlo, è disponibile soltanto in modalità core, quindi attenzione perché non tutti i workload ci girano e non è possibile fare per esempio alcune funzionalità che prima c'erano, le storie del Species Direct, nella 17.09 è stato disabilitato e questo è stato fatto a livello di codice, però effettivamente verrà poi sicuramente reinserito nella 18.03. Occhio, perché effettivamente il workload è pensato soltanto per esigenze specifiche. Oltre, e lo sottolineo, lo potete comprare solo se avete la software assurance, quindi è pensato per utenti o comunque aziende evolute. Ok, ci chiedono se è già disponibile per il download la nuova versione del server 2015. È già disponibile per download, è già disponibile in versione demo ed è addirittura disponibile come macchina virtuale all'interno di Azure. Quindi è stato rilasciato a tutti gli effetti il 17 ottobre. Se avete un account MSDN lo potete scaricare anche da MSDN. Ok. In merito al progetto Honolulu, sono previste delle API con le quali interfacciarsi per poter estendere qualche funzionalità? Al momento hanno detto che ci saranno delle API, ma non hanno fatto capire in che modo il progetto potrà essere poi esteso. Già il fatto che abbiano aggiunto le notizie in base all'Azure Backup, conoscendo Microsoft, è già tanto, hanno già annunciato tanto. Adesso è ancora in preview. Vediamo che cosa succede con i feedback degli utenti. E vi ricordo che esistono degli appositi siti dove voi potete chiedere delle funzionalità o dove dare feedback sul prodotto. Quindi eventualmente potete utilizzare quei siti lì tipo microsoft.uservoice.com per chiedere anche questo tipo di informazioni. Ok, un'altra domanda, questa in parte è già risposto, però a onore di cronaca te la dico. Quando è previsto il rilascio ufficiale e quale sarà il price? Allora, il rilascio ufficiale è già avvenuto il 17 ottobre, quindi è già possibile comprarlo. Quello che è il pricing non ne ho idea perché è disponibile solo tramite software assurance e non avendo la software assurance non ho potuto fare un confronto. Quindi rivolgetevi direttamente al vostro channel manager e chiedete direttamente a qualcuno che ne sappia più di me dal punto di vista dei prezzi. Ok, grazie. In molti invece ci hanno chiesto se sarà disponibile la registrazione, se è recuperabile, la risposta ovviamente è sì, e la riceverete nei prossimi giorni con un'email, riceverete il link di registrazione per visualizzare la presentazione completa. Io per il momento mi fermerei qui, se ci sono altre domande che sono rimaste in evaso potremo affrontarle individualmente nei prossimi giorni. Vi ricordo sul nostro sito è disponibile una sezione dedicata ai webinar, dove appunto stasera sarà disponibile anche la registrazione dell'altro webinar su Azure. Sono tutti consultabili sul nostro sito nella sezione dedicata e per qualsiasi informazione potete comunque sempre raggiungerci telefonicamente oppure via email. Ringrazio per la partecipazione Nicola e Danilo, ottima presentazione, grazie mille. Grazie a voi per aver partecipato e per avermi dato la possibilità di effettuare questo webinar ovviamente. Ok, grazie a tutti i partecipanti e vi auguro una buona giornata. Grazie, anche a voi, alla prossima, ciao a tutti. Ciao.